Oggi voglio parlarvi di un olio tutto nuovo che abbiamo appena ricevuto, che è l'olio essenziale di vaniglia. In realtà non è un olio essenziale, ma è quello che in aromaterapia viene chiamato un assoluto. Adesso vedremo di che cosa si tratta e qual è la differenza, ma prima parliamo del suo profumo. Probabilmente tutti conoscete l'aroma della vaniglia, è molto amato, molto utilizzato, soprattutto per quello che riguarda anche la cucina, i dolci, le bevande, i tè, le tisane, no? E però ha tantissime altre proprietà ed è quello che differenzia un prodotto completamente naturale da quello che invece può essere l'estratto, la polvere di vanillina, quello che magari troviamo comunemente nel supermercato. Forse non tutti sanno che la pianta di vaniglia è in realtà un'orchidea che cresce in Messico, nell'America Medio Orientale e che viene coltivata, a differenza delle altre orchidee che vengono coltivate soprattutto per la bellezza dei loro fiori, in questo caso per i suoi frutti, che sono questi baccelli di vaniglia che adesso non ho qui, che però probabilmente tutti avete in mente, neri che poi si aprono, si incidono e si tirano fuori quei semini. Proprio da quei semini viene ricavato l'assoluto di vaniglia. È una pianta molto particolare che richiede l'aiuto di un'ape che vive solamente in Messico e in quelle regioni dell'America centrale che non si trova da un'altra parte. Quindi, quando si coltiva la vaniglia in altre parti del mondo, bisogna fare l'impollinazione a mano. Quindi, questa cosa è stata scoperta da un ragazzino tanti anni fa, uno schiavo credo che fosse, e ha scoperto che con un bastoncino lui riusciva a rimpollinare i fiori di vaniglia. Questa tecnica viene utilizzata ancora oggi, quindi pensate quanto è laboriosa la coltivazione della vaniglia. In più c'è anche da considerare che i suoi fiori, questi fiori di questa orchidea, sbocciano una volta all'anno. Come tutte le orchidee ci sono diversi fiori, quindi la fioritura in realtà prosegue, però il singolo fiore sboccia una volta all'anno e ci vogliono dai 3 ai 4 anni prima che la pianta di vaniglia inizi a produrre i famosi baccelli, che devono poi essere raccolti a mano e passare attraverso un processo lungo e abbastanza laborioso per poter estrarre l'olio essenziale. Come nel caso anche di alcuni fiori, questo materiale naturale è talmente delicato che invece di estrarre l'olio essenziale attraverso la distillazione, come succede nella maggior parte delle piante, in questo caso viene estratto attraverso un metodo diverso che è quello della CO2. Il metodo è completamente naturale e alla fine il prodotto che abbiamo è completamente pulito, però fa sì che quello che abbiamo in mano non sia proprio un olio essenziale, ma un assoluto. Questa tecnica è talmente delicata che ci permette anche di avere l'aroma molto più fedele all'originale della pianta. Questo è perché, ad esempio, anche con le rose, il gelsomino o altri fiori che sono molto delicati, si utilizza questa tecnica ed è quella che permette proprio di riconoscere ancora di più l'aroma del fiore da cui è tratto l'olio essenziale. Per che cosa utilizziamo la vaniglia? La possiamo utilizzare per tante cose in più di quello per cui usiamo la polvere di vanillina, ad esempio, che è poi sintetica. Voi capite che con un procedimento così laborioso, l'industria ha cercato un'alternativa più semplice, più economica, che è quella appunto di produrre un aroma di vaniglia in laboratorio. Però se con l'aroma di vaniglia possiamo magari metterlo in un dolce perché in quel caso ci è sufficiente, sempre che vogliamo qualcosa che non sia naturale, possiamo utilizzare invece queste goccine per tanto di più. Una cosa è che ha un effetto molto rilassante sulle nostre emozioni. Viene chiamato l'olio del dispiegarsi, unfolding. Sto ancora cercando una traduzione per questo, però è proprio come
uno sbocciare, vedere che le cose succedono davanti a noi. E quindi l'olio del dischiudersi, potete trovare la definizione che sentite migliore per voi, però il senso è questo, che aiuta le cose ad accadere naturalmente, come un fiore che sboccia. È un aroma potente che possiamo mettere nel diffusore, che possiamo utilizzare come profumo, semplicemente mettendolo sui polsi o dietro le orecchie, come utilizzeremmo normalmente un profumo. Ed è un aroma che a me piace molto utilizzare insieme all'arancio, al mandarino, ad esempio, perché come quegli oli aiuta a stimolare la creatività. Sul libro Essential Emotions, Emozioni Essenziali, dice che la vaniglia aiuta a incanalare l'espressione gioiosa in una forma fisica e creativa. Quindi pensate il potere che ha e pensatelo anche davvero insieme all'arancio, che è l'olio dell'abbondanza, al mandarino, che è l'olio della creatività. Senza sapere tutto questo, avevo messo mandarino e vaniglia in un burro cacao e mi piaceva tantissimo, adesso mi piace ancora di più. Quindi è un aroma che promuove l'ottimismo, la fiducia, l'abbondanza, la speranza anche. Quindi aiuta soprattutto in quei momenti in cui magari si è perso un po' così la visione della vita, si pensa che così si è perso un po' la magia. Se vogliamo rivedere la vita con questi occhi così anche innocenti e anche speranzosi e anche con la meraviglia per la vita, la vaniglia ci può aiutare tanto, ma non è l'unica cosa che fa. Ci aiuta tanto anche per la nostra pelle. Quindi lo possiamo diluire insieme alla nostra crema per il viso, il siero, possiamo aggiungere perché aiuta proprio a ringiovanire la pelle. Sul sito di doTERRA consiglia di utilizzarla insieme alla rosa, è un aroma incredibile. E poi naturalmente possiamo utilizzarlo per aromatizzare le bevande, i nostri desserti, frullati, eccetera. Volevo dirvi due parole su il diffusore. Sapete che abbiamo provato negli anni, no, a creare diversi aromi per i diffusori, i biscotti, la torta di mele, la panna cotta, ci sono un sacco di miscele buonissime da diffondere e c'è sempre qualcosa che manca. È della vaniglia e adesso ce l'abbiamo. Quindi possiamo metterlo insieme appunto alla cannella, al tangerine, possiamo metterlo anche insieme alla menta per avere un aroma un po' natalizio o insieme magari al cardamomo, lo zenzero, la cannella. Possiamo creare tantissime combinazioni molto avvolgenti, molto accoglienti e molto rilassanti. Quindi ecco, a me piace tantissimo, lo uso già da un po', me l'avete visto usare tipo nello yogurt, insieme alle fragole, nei frullati, nei gelati, quelli completamente vegetali fatti con le banane frullate e magari con il cioccolato. Una goccia di vaniglia ci sta sempre benissimo. Quindi questo è tutto quello che dovete sapere sulla vaniglia e per il momento la trovate nel kit della convention, però sicuramente arriverà presto e quindi ho pensato di scrivere un post che trovate sul blog e di fare un piccolo video per tutto quello che dovevate sapere sulla vaniglia.